interessati dai fenomeni di smaltimento e interramento abusivo di rifiuti. In particolare l'articolo 1 del decreto legge 136, che è stato poi convertito nella legge 6 febbraio 2014 con modifiche, prevedeva che il Consiglio per la ricerca in agricoltura, l'Istituto Superiore di Sanità, l'ISPRA e l'Arta Campania provvedessero entro 60 giorni dall'entrata in vigore e dalla emanazione di un'apposita direttiva ministeriale alla mappatura dei terreni agricoli interessati da questi fenomeni, anche mediante strumenti di telerilevamento, perché naturalmente in 60 giorni lo strumento del telerilevamento è quello che più facilita di individuare le aree maggiormente sospette. Il 23 dicembre del 2013 è stata emanata la direttiva prevista dall'articolo 1 del DL 103, individuato un gruppo di lavoro che, oltre agli enti che ho già citato, era costituito anche dall'AGEA, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, dalla Regione Campania tramite rappresentanti dell'Assessorato all'Agricoltura, dell'Assessorato all'Ambiente e dell'Assessorato alla Salute, e dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Portici, dell'Università di Napoli. Questo gruppo di lavoro ha immediatamente iniziato ad operare per individuare cosa? Il territorio che era stato identificato da questa direttiva. La direttiva diceva che il gruppo di lavoro avrebbe dovuto operare sul territorio di 57 comuni delle province di Napoli e Caserta, che poi sono gli stessi 57 comuni che per primi avevano sottoscritto il patto sulla terra dei fuochi, e che in questo territorio di 57 comuni si sarebbe dovuto provvedere ad individuare queste aree sospette destinate all'agricoltura, e il gruppo doveva altresì procedere ad elaborare un modello scientifico di riferimento per l'interpretazione dei risultati. Perché questo? Questa è una cosa molto importante da capire. Allora, in Italia non esiste al momento, sembra che sia addirittura d'arrivo la predisposizione, un regolamento che disciplini gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree agricole contaminate. L'emanazione di questo regolamento era già stata prevista, pensate, nel lontano 1999, quando per la prima volta fu fatto un regolamento sulle bonifiche dei siti contaminati. La legge prevedeva già dal 99 e poi di nuovo con la soppressione del 471 e l'introduzione del testo unico sull'ambiente della 151, demandava al Ministero dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e della Salute di concerto di provvedere all'emanazione di questo regolamento specifico per le aree agricole. Perché questo? Perché la norma sui siti pubblici, i siti ad uso verde pubblico e residenziale e i siti ad uso commerciale e industriale. Non ci sono dei limiti di legge per i suoli delle aree agricole. Allora, finora come si è andati avanti? Si è andati avanti mettendosi nella situazione più cautelativa, che è stata sempre quella di utilizzare per queste aree i limiti della colonna A. Però non è che sia proprio corretto, perché questi valori della colonna A potrebbero in qualche caso essere eccessivamente restrittivi, perché su quei suoli magari non ci va il bambino a giocare, eccetera, eccetera. Ma in altri casi invece potrebbero essere eccessivamente permissivi, perché bisogna tenere conto nella valutazione della qualità dei suoli agricoli, bisogna tenere conto di tutta una serie di parametri e di meccanismi che avvengono all'interno dei siti, che rendono più o meno biodisponibili, per esempio, le sostanze per essere assorbite dalle piante e una volta assorbite per essere traslocate nelle parti edili. Quindi voglio dire, le valutazioni da fare sul suolo agricolo, dove il rischio non è tanto quello del bambino che va a giocare e che può mangiare il terreno, ma è quello di produrre degli ortaggi, della frutta, dei foraggi, delle produzioni agroalimentari, che possano costituire un pericolo per la salute umana.
questo regolamento non è stato fatto a suo tempo con il 471, non è stato fatto con la 152, adesso sembra che finalmente ci si stia lavorando perché è stato reiterato dalla legge 6. Questo per dire cosa? Per dire che appunto nella direttiva i ministeri, ben sapendo questa cosa, hanno dato mandato al gruppo di lavoro di elaborare un modello scientifico che tenesse presenti tutti questi aspetti che in estrema sintesi ho cercato di illustrarvi, che consentano poi di valutare la qualità di questi studi. Fatta questa doverosa premessa, il gruppo di lavoro come ha operato? Ha operato con quello che aveva chiaramente a disposizione, già a disposizione, i 60 giorni. E quindi ci siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo raccolto tutti i dati sui terreni agricoli che storicamente erano nella disponibilità dei diversi enti partecipanti al tavolo. E quindi i dati che poteva avere l'ARPA, quelli che poteva avere l'ISPRA, quelli che poteva avere l'Istituto Superiore di Sanità, che pure spesso sono venuti negli anni durante le varie fasi, per esempio, penso una per tutte, l'emergenza di ossini, sono venuti a lavorare sul nostro territorio. Quindi i dati disponibili ce n'erano parecchi proprio su quell'area di 57 comuni. E poi che cosa è stato fatto? Siccome nel gruppo di lavoro c'era l'AGEA, che è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l'AGEA dispone di una serie storica di ortofoto, cioè di rilievi fatti con satelliti, aerei, eccetera, a partire dal 1997 fino ai giorni nostri. Praticamente facendo il confronto, l'analisi storica degli ortofoto, AGEA ha individuato più di 1600 siti nel territorio di questi 57 comuni nei quali è stato possibile verificare che c'erano stati dei movimenti di terra, degli scavi, dei reinterri, delle aree che prima erano delle cave all'improvviso costruite, oppure delle aree in cui si vedeva chiaramente che erano stati fatti degli scavi da una parte, diciamo, e poi lì. Allora, abbiamo preso tutte queste aree, abbiamo sovrapposto a queste aree i dati di prima che avevamo sull'inquinamento e, pur considerandole tutte, abbiamo fatto una graduatoria del rischio, nel senso che chiaramente ci sono sembrate più rischiose e quindi da andare immediatamente a verificare quelle in cui a questi movimenti di terra, eccetera, corrispondevano anche delle situazioni di inquinamento. E così via via abbiamo suddiviso tutti questi 1600, non ricordo il numero esatto, mi pare 1622 siti, in 5 classi decrescenti di rischio. E abbiamo, ovviamente, su questi siti bisogna andare a fare, si stanno facendo delle ulteriori indagini. Perché? Perché per applicare quel modello scientifico è necessario disporre di tutta una serie di conoscenze sull'inquinamento attuale dei suoli. Magari avevamo il dato della diossina pregresso, ma non c'era il dato dell'IVA, non c'era il dato del PCB, non c'era il dato dei metalli. Cioè servono tutta una serie di parametri chimici da valutare, ma anche di parametri agronomici, di, appunto, di valutazioni sulla qualità dei suoli, sulla qualità agronomica, proprio tessitura, capacità di scambio carbonico, eccetera, eccetera. Tutto questo per arrivare a definire effettivamente quali sono i meccanismi con cui gli inquinanti, eventualmente presenti nel suolo, possono o meno raggiungere le coltivazioni e quindi arrivare sulle nostre terre. Allora, fatta la relazione, i risultati sono stati recepiti con un decreto interministeriale dell'11 marzo del 2014. Marzo 2014, in cui appunto è stata riportata tutta la classificazione dei siti, come il gruppo di lavoro l'aveva organizzata, e nel mese di maggio, con il supporto del Corpo Forestale dello Stato, sono state fatte le notifiche, perché poi io parlo di 1600 siti, sì, ma voi dovete pensare che 1600 siti, da un punto di vista giuridico, cioè per noi sono dei siti perché li vediamo sulla carta come delle aree, ma ad un sito possono esserci pure centinaia di particelle catastali. Quindi da un punto di vista giuridico, di accesso alle aree per poter fare
fare gli accertamenti, non si tratta di andare a vedere 1600 siti, ma si tratta di andare a visitare migliaia e migliaia di particelle catastali. Il Corpo Forestale dello Stato ha provveduto a fare tutte le notifiche ai proprietari delle aree. Ovviamente, che cosa abbiamo fatto? Come peraltro ha previsto il decreto, siamo partiti dai siti a rischio maggiore, quindi rischio 5, rischio 4, rischio 3, perché gli altri sono quelli che andranno verificati, ma che ci preoccupavano in questa fase un po' meno. Quindi le attività sono partite, il Corpo Forestale ha fatto le notifiche e abbiamo iniziato ad accedere a tutte le aree a rischio 4, che erano quelle per le quali non avevamo dei sospetti che fossero stati interrati dei rifiuti, ma ritenevamo, perché non si erano visti movimenti di terra eccetera, ma ritenevamo che l'inquinamento prodotto fosse stato dovuto appunto a fenomeni tipo incendi, ricadute atmosferiche e quant'altro. Su quei siti, nel corso del fine maggio fino a metà giugno, abbiamo fatto, insieme con il Corpo Forestale dello Stato, siamo andati noi come ARPA a cattare tutti i carcerati di suolo, dove c'erano pozzi, anche abbiamo prelevato anche le acque del pozzo. Contemporaneamente la Regione Campania, cioè sono venute le ASL, che nel caso in cui fossero presenti dei vegetali, gli ortaggi, eccetera, ha provveduto anche a cacciamento dei vegetali per fare le analisi, e per tutti i siti a rischio 4 le operazioni sono state completate. Noi come ARPA